Ho visto il video che il collega Zucconi ha mandato in giro un po' a tutti i balneari e ho letto anche l'articolo che è uscito in proposito. Il collega Zucconi proponeva al governo un impegno, l'impegno a dire che, di abrogare l'articolo 49 e di dire che le norme della 145 dovevano essere applicate attraverso una circolare. Ebbene, il governo non ha dato il parere positivo perché non è necessaria una circolare, in quanto questo governo con il decreto rilancio e con il decreto agosto ha riconfermato la validità e l'efficacia delle norme della 145. Quanto all'abrogazione dell'articolo 49, questo dovrà far parte di quella riforma organica sulla quale stiamo lavorando, che vedrà non solo l'abrogazione dell'articolo 49, ma dovremmo dire qualcosa di più, dire che le concessioni demaniali sono concessioni di beni e pertanto non si applica la direttiva servizi, dovremmo dire che per tutte le tipologie di concessioni presenti sul demanio, ricordo sono 29.000 concessioni, di queste solo 8.000 sono stabilimenti balneari, e pertanto nel fare la riforma dovremmo tener conto che ci sono distributori di benzina, ristoranti, teatri, negozi, cantieri, c'è tutta la parte che riguarda la pesca, come dire, una riforma organica che tenda conto di tutto questo. Su questo stiamo lavorando, ecco perché al momento un ordine del giorno, come sappiamo tutti, non ha nessuna efficacia normativa, non ha un peso concreto. Ecco perché su questo ordine del giorno non è stato dato un parere positivo, non era necessario.